Comandante Molina è uno dei piloti appunto dell'elicottero di Como e soprattutto con lui allora ci soffermiamo su questi 10 anni, è un traguardo decisamente importante del volo notturno del 118, numero importante anche di interventi, sono aumentati, qual è la difficoltà del vostro agire durante la notte? Ormai è diventata una costante. Sì, è diventata una costante, ovviamente il volo notturno di per sé è molto più difficile che... Tra l'altro alle spalle, comandante, c'è una cartina della nostra provincia con vari simboli, cosa rappresentano? Rappresentano quella rete di infrastrutture, quindi di siti che abbiamo ricognito nel tempo, negli anni, in modo tale da poterli sfruttare per missioni di soccorso primario, facendo dei rendezvous con i mezzi di terra, quindi ambulanze, cercando ovviamente di coprire quanto più possibile il territorio di competenza. Ma l'evoluzione, quindi l'impiego della tecnologia NVG, ci ha permesso veramente di passare da un volo notturno convenzionale, che era estremamente difficile, che richiedeva tanto addestramento, tanto sforzo, tanta pianificazione, a un volo in qualche modo più semplice, più sereno, anche in termini proprio di decision making, quindi la possibilità in rotta di capire il tempo come cambia, soprattutto qui in montagna, capire che rotta fare per evitare il brutto tempo o per prendere e accorciare eventualmente le distanze per arrivare il prima possibile sul luogo dell'intervento. Un'altra curiosità, mi permetto, ecco, comandante, vedo che ha in mano un casco, ci vuole spiegare anche ai nostri telespettatori in che cosa è diverso ovviamente da quello che si usa di giorno? Sì, se è diverso, in realtà, la domanda è del profano. No, in realtà il casco è lo stesso, ovviamente abbiamo per iniziare il progetto NVG, per permettere a tutti i piloti, agli equipaggi in genere, di poter utilizzare il visore, questo che è un binocolo, abbiamo fondamentalmente dotato tutti quanti di una staffa, di un mount, si chiama così, con il suo pacco batteria che dà l'alimentazione al visore una volta che viene installato proprio sul mount. Quindi si comanda, cioè si guida così l'elicottero sostanzialmente? Sostanzialmente così, si guida, esatto, avendo il binocolo davanti agli occhi. Adesso noi stiamo qua, sembra una cosa facile, direi quasi banale, in realtà non lo è. In realtà non è banale, ma semplice, il principio anche di impiego e la facilità con cui può essere facilmente messo in posizione di parcheggio, in posizione operativa, permette veramente al pilota di decidere in volo, quindi se impiegare il visore, magari perché sta entrando in vallata, perché ci sono delle montagne, oppure decidere semplicemente di levarlo perché sta attraversando una zona pianeggiante con tanta luce artificiale, ad esempio la pianura di Milano, e a quel punto l'NVG non serve così tanto. Grazie davvero e buon lavoro, comandante. Prego. Grazie. Grazie.